con lo stesso tempo, perché se no allora mi vengono di dietro e mi passano, e devo spingere sempre, però cioè, abbiamo visto tante gare che quest'anno hanno andato di dietro, ha passato e via, no? E allora devo lavorare più sulla messa a punto per essere tutta la gara competitivo, non solo ai primi giri. Giusto. Grazie. Paolo, a te. Io volevo ringraziarlo per la sua disponibilità. Uno dei 125 cambia adesso a Moto 2 e forse il cambio sarà un po' troppo grande, penso, no? Fatta per risparmiare la Moto 2 al posto della 250. Della 250, tu hai vinto il mondiale 250, l'hai guidata, è una moto più bella. La moto più bella della Moto 2, almeno per ora. Insomma, cosa pensi di questo cambiamento? Penso che il cambio che aveva del 125 e del 50 era molto buono per piloti che erano ancora molto giovani. E si può guidare una 250 anche se sei piccolo, e dopo quando uno dei 125 cambia adesso a Moto 2 forse il cambio sarà